dirò che avevo preparato un discorso prima, però poi alla fine ho pensato che era meglio, forse meglio di tutto, esporsi al pubblico ludibrio senza nessuna arma. E così cercherò di affrontarmi nel miglior modo possibile. Però voglio avvisarvi anche un'altra cosa, molto importante. Di tutto questo spettacolo avrete il meglio della diretta. Infatti, sarà tutto basato sull'improvvisazione. I nostri attori potrebbero anche dimenticarsi qualche battuta, oppure i musicisti potrebbero steccare notevolmente. Ma, in ogni caso, speriamo che vada a finire bene. Durante questa mattinata, intanto ci sarà l'estrazione dei premi della lotteria, immediatamente dopo la lapidazione di Lorenzo Fraioli. Bene. Adesso ho parlato anche troppo, quindi adesso lascerò parlare le magnifiche musiche medievali di Giovanna Trizzi, Rudy Goria, Lorena Sfiligoi e Chiara De Grassi, che ci presenteranno Nota, la danza medievale di un anonimo, Estampì, anch'essa una danza medievale, Anticlamat Epicurus, dai Carmina Burana del XIII secolo, Il Trotto, che è una danza medievale di un autore anonimo, e Cuncti Sumus, un meraviglioso canto che ci porterà nel clima dei pellegrini in viaggio verso Santiago di Compostela. Ecco a voi il nostro magnifico quartetto. Bye.
salutare gli amici della nostra scuola media, per cui lo faccio adesso. Adesso è la volta delle due Elise, Elisa Piccillo ed Elisa Politti. Ci diranno loro che cosa ci presentano. Facciamo una domanda un po' cattiva invece all'altra ragazza. Cosa vuol dire per te suonare il pianoforte? È un momento di rilassamento che mi porta, quando i miei sentimenti sono alterati, a ritrovare me stessa, sia quando sono arrabbiata che quando sono felice. Urpa, ciao mamma mia. Bene, allora adesso vi lascio alle due Elise e alle loro allegretto rondò per pianoforte degli Abelli. Thank you.
opera 2 in re minore per flauto dolce e basso continuo, un adagio e un allegro. Magicissimo, scusate l'espressione poco classica, infatti è la volta del balletto. Sulla musica della Ganga di Kintaro, i giullari infatti ci presenteranno un pezzo intitolato Cosmos. Per allungare un po' i tempi, non per altro, vi leggerò la presentazione che hanno fatto di questo balletto. Partendo direttamente dalle sensazioni comunicate dalla musica, è stata ideata una coreografia che ritrae il diffondersi della forza vitale nello spazio. All'inizio le particelle costituiscono una massa senza forma e si confondono le une nelle altre.
Lo spirito della vita poi, con la sua venuta, darà ad ognuno un'identità propria e le renderà indipendenti e libere di esprimere la propria potenzialità nell'armonia dello spazio. Solo allora la loro esistenza sarà cosmos. Roberta Zona, Chiara De Santi, Claudia Sadas, Francesca Brasca e Diana Mello. Adesso invece c'è ancora una parte classica. A suonare questa volta sarà Laura Barbieri, che ci presenterà la sonata K331 per pianoforte. È una persona molto importante questa Laura e sa suonare molto bene. Adesso vediamo. Thank you.
un'aria di Caldara, se ben crudele, non lo so. Thank you.
Magnifico Walter, tratto dall'opera numero 64 di Chopin. Thank you.
infatti la Chiatica, la nostra compagnia di attori non proprio preferiti, stanno presentando la sua ultima creazione. È un trompetto tratto dagli ultimi avvenimenti internazionali, sarà qualche attenenza per il mondo scolastico. Infatti assisteremo al golpe, un golpe davvero straordinario. Vediamo un po'. Voglio che qualcuno mi spieghi dove sei sto tubo sciopato! Mi non vedo nessun termosifon che perdi! Salve! Mi sono Augusto l'idraulico. Per gli amici della privata, Augusto. Se il gavè qualcosa di rotto, mi lo giusto. Sti fetentori di liceo. Gli sei 2 settimane che mi rompi le scatole, che gli do freddo, che gli do la scuola nuova e che non funziona un tubo! Vedi che mi sono qua come gatti dal bidò. Buongiorno. Viva! Ma sto pinguino, dove sei? Signore e signori, esimi professori, carissimi colleghi liceali, mi è stato concesso l'incommensurabile onore di produrre una rappresentazione teatrale che si configura come un atto d'amore nei confronti del nostro glorioso liceo Paladino Dixie. Quest'anno la compagnia della Chiatica, codami un plato di vino, con l'aiuto delle muse, ha tentato una ricostruzione storica che possa celebrare in modo adeguato il ritorno del liceo classico, di cui ci consideriamo figli spirituali e la sua più consona sede. Puh! Puh! E ancora puh! Che schifo! Se tu de benade per non ci far piccone a fine anno! Qui sei, suomine! Chi sei tu? Se ne vada, non è il momento. Come? Mi son gusto, ogni momento sei quello giusto. Bamba! Non voglio star qua a sentire le solite menade, gusto di qua, gusto di là, questo non si dice, questo non si fa. Me andrò a sentarla in fondo. Se sei tutti come sto pinguin, che sarà proprio da ridere. Viva! Andiamo ad REM, al nostro serio argomento. Vi dimostreremo che 100 anni fa il nostro liceo era più o meno lo stesso. Anzi, gli insegnanti erano proprio gli stessi. Come dice Lucrezio, eadem sunt omnia sempre. Tutto è sempre lo stesso. Ed anche allora si verificavano le medesime lotte intestine che angustiano il nostro presente. Ma veniamo agli interpreti. Nel nostro cast internazionale potrete vedere Don George, professore di religione, Maria Pallavidi, letteratissima, Dori Van Gogh, filosofa, il nunzio, una bidella, la preside Marina Ute von Bressan, il commendator Alighieri Dante, uno stuolo i queroli ginnasiali, Renzut Soika, geologo indovino, Elettra Sprint, la ginnofisista, Rosa Riute da Roma, la tennista, latinista, Concetta Keplera, astrofisica. Dovete sapere che nel 1891 il nostro liceo si chiamava ancora Stad Gymnasium e già Dante vegliava sugli studenti. Ah, dimenticavo. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente voluto. Sai, sono Don Giorgio. Don Giorgio. Ma caspita, Don Giorgio Armani, nato al mondo. Il mio motto è all'elite vesti firmato, con le ginnasiali, successo assicurato. Credevano di essersi liberati di me, sti fetentoni. Mi hanno fatto proprio girare le ampolle! E sì, perché forse non lo sapete,
ma ottenuto il nuovo edificio, intendevo allungare la mia longa manus pseudoclericale sull'istituto. Me l'hanno impedito. Ero vicepresidente. Mi hanno cacciato. Queste ginnasiali assatanate! Si ostinano ad indagare i recessi più nascosti della mia anima. Se fa per lì. Guardate un po' come mi hanno ridotto questi ginnasiali. Si può proprio dire che sono rimasto da solo con la mia progettualità. Esci, ma anche i longobardi quando muggevano i cavalli maschi. 30 secondi. Già, queste ampolle che mi zampilano per le cose. E per favore, non stressare. Via, 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 via. Va bene, va bene. Bembo nel 500 nella prova della e di Tadi donna sì va bene a vivi oh. E parla come magne e tra l'altro scansati che già mi hai tolto lo scranno da sotto il tuo solenne nonché aulico fondo a schiena Giorgio. Proprio quello sì. Collezione intatta. Smarte, secondo piano. Oh Giorgio, tu scherzi sempre. Devo rivedere l'Eglise Spinoza. Sì. Non sarai mica ancora risentito il fatto che io ti si abbia defenestrato. La nostra, tu lo sai bene, è una respubblica letterale, insomma. Sì, sì. Vabbè, perlomeno non c'è la preside dell'anno scorso. Non scappi. Non sorprendetevi. Queste lotte di classe sono frequenti al liceo Dante. Povero Dante. Il suo fantasma è ancora irritato per il regime teutonico filo nazista ante litteram instaurato dalla preside Marina Ute Compressa. Ma rimembrerete quel tempo di vita infernale. Faceva troppo.
Buongiorno. E tu? Non andrò mai. La circolare. Una circolare ogni ora. Oh! E non se ne può proprio più. Essa, mani del fiore, lei mi intende. Come? Minerva! Caffè! Lei! Giorgio, vieni a bere questo caffè, sì o no? Ragazzi, mi sta addosso. Non mi molla. Ma si sa, Pantarei, tutto scorre per le matricole. Tutto muta. La realtà empirica è un susseguirsi di aggregazioni e disgregazioni, dichiara scendenza lucreziana. E le forze operose del posto. Abisco! Non nominare quel nome, sono io qui poeta in questo mondo di... In questo mondo di ladri, hey hey hey, in questo mondo di eroi. Ma che convinci? L'intudante qui che l'ascolta! Sì, chiedo scusa, mi ero lasciato prendere da un trasporto altieriano. Molto brullo! Che tradissi! Non la si vuole! Va bene. Allora torniamo al nostro reotempo, come diceva Ugo Foscolo. E vediamo che cosa è successo il primo giorno di scuola, anno 1891-92. Finalmente si comincia. Da bon le king. Io ho grandi interessi umanistici e voglio apprendere un metodo di studio. Io da grande farò il maestro. Cos'hai tu? Venite qui, ma dove andate? Ma dove andate? Ginnasiali, matricole. Venite qui, sto la mia protettrice. Su, da parte, ecco,
Che? No, in bisiac, su per giù, significa fuori dei pie. E la lega il tic di parlare in greco. Sasha, se io mi compiaccio di questa tua delicatezza ed ammiro grandemente questo tuo tentativo, guarda peraltro, veramente generosissimo, di civilizzare questa querula plebe. Ecci, lasciatemi passare. Lasciate passare la tua sorella. Grazie, bel donzelletto. Scusi, ma non piova. Mi sembrava di sì. Allora, fatti chiari. Io sono Renzo e da Mossa indago le stelle. Ma però io l'italiano non lo parlo mica tanto, mica bene. Io sto in friulano, le plase il vin, pane sale. Alle 8:10 tutti il trecing in sala insegnanti. Ma chi è questa? Chi sono io? Ma io sono Elettra, la gimnofisista, la proprio elettrica che c'è. Prendo, come va col piccinino? Viene frutta del liceo, la rosa aiuta. Ormai l'età, la mia schiena. Anina, Anina in privato. Anina, bevi schiavo da che? Anina, bevi t'aiuto. Ti prego, non posso. Ho tutto l'orario provvisorio definitivo. E quello del quinquennio 1892-93 da definire. Ciao, rivolgiti all'esilia matematica Concetta che sei. La segante della tangente, della circonferenza. Sonio! Medica! Prende là, di angolo. Concettina, concettute. Anina, vedi, taglio. Ma va? Devo ragionare su questi X e sei filo. Ragazzi, lasciate stare questi miei collegucoli. E adesso, come disse il nostro caro Dante, cito da un testo apocrifo, o buhaioni. Lasciatemi speranza, voi che non fate. Sarà una lotta durissima, quotidiana. E adesso in fila per due, bilancio! Coordinati come una falange olimpica. Dove vai tu piuttosto? Ma io vado a spostare il mio autoveicolo. Se vedemo, famo notte! No! Sempre così cauto, non è vero? Adie! Salso cocco! Ragazzi, bando le ciance! E adesso, tutti dentro a scuola, tutti a bordo di questa nostra piccioletta barca! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Vengo anch'io! No, tu no! Perché? Perché no!
interessante, ma più che interessante è agguerrito consiglio dei docenti. Eccellentissimi colleghi, abbiamo l'onore. Ma perché non parla plurale? Plurale, maestati. No, no, la parla peggio di me. Dicevo, si dia dunque inizio all'assemblea dei docenti, che prevede come primo punto all'ordine del giorno. Ma George, mi vedo spazientito. Oh sì, caro, a te la favella, prego. Era ora. Cari colleghi, compagni, fratelli, innanzitutto devo farmi portavoce di un grave fatto che ha turbato il nostro ambiente scolastico. È stata scoperta l'esistenza di una società segreta, la Lippo, la Lega Italiana per la Protezione degli Assenti. Sic rebus stantibus stantibus, non lo dirò mai, stando così le cose, ho pensato di ingaggiare quali investigatrici, lì qui presente, Concetta Keplera e Elettra Spring. Ma guardate nel loro splendore, Holmes e Watson, Rick e John, Tom e Jerry. Scusate, a voi la favella. Avevo spiato indumenti sospetti nella zona più oscura della scuola, la zona della segreteria, la cosiddetta città prohibita. E un alunno che raccoglieva dati per elaborare un piano di apposito. Scusami, ma non sono d'accordo. Innanzitutto non si muoveva furtivo, ma lento come una lumaca. Ed io lo tenevo d'occhio, dico io, muovendomi leggiadra sulle mie gambe d'antilope. Una gran bella femmina, stai dentro. Ma George, ma non si prendono posizioni così scurrili. No, mi avete frainteso, io intendevo una grande l'anima, sì, da conoscere in tutte le sue sfaccettature. Fino al centro nevralgico della scuola. Fino all'Onfalosse, all'ombelico dell'istituto. Sì, era giunta la nuovissima fotocopiatrice a mano, modello Gutenberg extra lusso, che si stava impadronendo di tutta la strumentazione. Ma si era ferito. Veramente aveva solo ricevuto un morso dalla segretaria, la quale aveva implorato la copia di un testo. La segretaria? La Clara von Doberman? Strano. Proprio lei. Ma Giorgio, ma tu perché mai ti impicci sempre? Tu, le donne, non le conosci, caro mio. Ah, allora si potrebbe dire che io sappia insegnare la chimica. Condannato a priori. Dici, scusate il ritardo, ma sapete, i geloni ai piedi, le gambe mi facevano Giacomo Giacomo. Sì, tu, sì. Vi prego, sono innocente, la segretaria che mi ha condannato. Basta, impostore, ma veramente le cose stanno proprio... Mi contraddici? Ma mattine... allo spiedo non sarebbe da scattare. Cari colleghi, io propongo di sfruttare le sue capacità di giovane atleta. Un bel test di Cooper, per esempio. E come luogo del supplizio opterei per le fredde, fetide
sotto zero. Sentite, carissimi colleghi, approvo tutto, certamente, ma io decreto che egli venga tratto in catenzi fino al luogo del supplizio e poi immolato su di una pira. Esca, fuori, va. Con quale autorità hai decretato così? Diciamoci, io mi candido alla vicepresidenza e si voterà come mi pare, come l'antica Grecia. Sì, credo, sta. Non mai. Io ho solo un santino di San Gennaro e con questo voto per me stesso. Ed io ti dico che replico con una parola per me. Ti parlo. Io voto per il donno di un cattivo da ginnastica. Giuda! Oh, con la mia penna rossa. E soprattutto blu. Voto per la bimbi. Ma io ho solo la patata. E voto per il donno. Beh, io ho fatto il 68. 1700. Beh, comunque voto per la bimbi. Viva le donne e viva le donne. Bene, George, come vedi, siamo pari. 3-3. Come si fa? Il regolamento prevede che in questi casi chi non abbia ancora votato possa esiliare il perdente secondo l'uso greco dell'ostracismo, ahimè. Oh sì, tempi gloriosi. Ho votato per conti. Ho ascoltato tutto. Ho sentito che le lettere ha votato per Giorgio che la protegge. Ebbene ecco, la conchiglia che riceverà le sacche della contesa. Ti supplico, ti invoco, ti offro confessioni, indulgente, gratis. No, non accetto, ti colpisco e ti esilio. Affronterò questo momento con la dignità che mi compete. Ma San Gennaro, ma potessi, ma il tuo piccerillo, ma io ne sta ammazzo. Qualcuno potrebbe pensare che abbiamo abusato di avere, una volta tanto, il coltello dalla parte del mago. In realtà, ci siamo attenuti all'uso greco del onomasticomodei, cioè il motteggiare con riferimenti espliciti. Ma è giunto ora di ringraziare i nostri interpreti. Avrete certamente riconosciuto Stefano Realdoni. Mattini Elisa e Michela Tognutto. Compagnone Daniele e Alberto Gregorini. Davide Polo ed Emanuele Silli. Giovanni Lucchetti e Anna Maria Facchini. E Chiara De Santi. E infine Giuseppetta Magri e Lorenzo Praioli.
momento in cui dovremmo attendere, perché naturalmente dobbiamo cambiare il genere del spettacolo. Dopo ci sarà la seconda parte, in cui avremo una selezione dei brani più moderni cantata dal coro e una sorpresa, quella del gruppo musicale dell'Exantia. Non c'è una parola del centro, infatti, ma ve lo spiegherò dopo. Intanto c'è l'estrazione della lotteria, la lotteria natalizia, così non mi annoierete. Speriamo che sia di vostro gradimento. Ed ecco un attimo di respiro per tutti quanti e forse... E niente, cominciamo direttamente con l'estrazione che sarà fatta dalla qui presente Alessandra. Scusa. Allora, scusate il contenitore poco... Diciamo, sì, comunque sono tutti qua i biglietti, non vi preoccupate. E poi... Allora, inizieremo con il terzo premio. Il primo numero è stato, riguarderà il terzo premio, che consiste in una radiolina piccolissima, un orologio, un torrone e un panettone. Dopodiché passeremo al secondo premio, che consiste in un cesto contenente il pupazzotto che vedete, un panettone, un pandoro e lo spumante. E il terzo premio, infine, no, sì, il primo premio, che è la bellissima radio. Guardatela, mi raccomando. Allora, qualcuno di voi ha per caso una venda o qualcosa per... Chiude gli occhi, va bene, abbiamo deciso per la chiusura degli occhi. Chiudi gli occhi, mi raccomando. Chiudi. Vai. Per il terzo premio, allora... Vediamo. Numero 91, rosa. Nessuno al numero 91 rosa? La chiama chi? Chi vuoi? Ci crediamo. Stai attenta. Procediamo con la seconda estrazione per il secondo premio. Non vi preoccupate, nulla di rotto. Numero 57 verde. Nessuno. No, passiamo alla terza estrazione sempre per il secondo premio. Sessantanove verde. Niente. Oggi hanno dimenticato tutti i biglietti, va bene. Partiamo con il terzo. Numero 60 verde. Raccontami un po', dai, dimmi. E che devo dire, scusa? Carino? No, ragazzi. Faremo vedere.
Sarno. Ma... verso 136. Paolo, eh?
me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be there till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I stay there will be trouble. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Extend the seat of my morning. If you don't want me, set me free. Please don't make me a sleeper man. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which girl's in the city? Now let's get on and make it now. So come on and let me know. Si non me tienes que decir. Should I stay or should I go? Yo debo ir o te da me. Come on, let me get that. Should I stay or should I go now? Thank you.
gratis. Ciao!
abbastanza, abbastanza. Se per ogni sbaglio avessi 1000 lire, che vecchiaia che passerei. La risposta è sempre
Flavia, se c'è. La vitella dei piedi superiori. Che sarà?
Lorenzo, purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Per salutarci ho bisogno di qualcuno che mi faccia coraggio, ho portato tutto lo spettacolo da sola, insomma. Per cui vorrei chiamare accanto a me gli amici del teatro, gli amici che hanno suonato, insomma tutti quanti. E poi nel momento che venite, venite su, prego. Vai, vai! Grazie. Ecco, e poi nel momento che fare i ringraziamenti genere ci si dimentica sempre qualcuno. Io ho preferito fare un ringraziamento generale a tutti quanti, così non mettiamo preferenze né niente, e poi di passare all'ultima canzone con la quale io e il gruppo qua vi facciamo i migliori auguri di Natale. Quindi buon Natale a tutti. È doveroso ringraziare la suggeritrice della recita, Martina Rivello Lami. Se siete tristi perché la mamma non vi dice più buon Natale, non vi preoccupate, ci siamo noi. Mettetevi sotto l'alberello, chiudete gli occhietti e pensate che potrebbe essere l'ultimo Natale che passate in questa scuola.